Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Restituire è la grande urgenza della nostra epoca. Un tempo che sicuramente facile non è. Non abbiamo altro tempo. Sono i tempi della Costituzione. Non c'è altro tempo da perdere. Sui tempi non dovete chiedere a me, dovete chiedere al Presidente della Repubblica. È una priorità risolvere la questione del caro bollette. Per la Lega è l'assoluta priorità nazionale. È la priorità, penso, di aziende e famiglie italiane, non dei partiti. No. Senza beghe e senza litigi. Riteniamo che Matteo Salvini sia la figura più idonea per rivestire quell'incarico. Pronti? C'è una lista di ministeri interessanti per la Lega. Si metteranno le persone più competenti. Fatemi lavorare! O si potrà parlare più avanti. Far sentire la voce di chi viene represso. Andate lì, così posta un po' zitto. Buongiorno e ben ritrovati all'Aria che tira. Sotto assedio, indebolito, contestato, addirittura ridicolizzato sui giornali, il dopovoto di Matteo Salvini sembrava una via crucis, francamente. Eppure il capitano continua ad essere al centro della scena politica e dopo il Consiglio federale di ieri è emerso un concetto molto molto semplice. In questo momento l'alternativa a Matteo Salvini semplicemente non esiste. È un messaggio chiaro, spedito ai numerosi gufi dentro e fuori il suo partito, anche sulla richiesta del tanto desiderato Viminale, che è un vero e proprio masso sulla strada del governo. Su quello Salvini dice nessun passo indietro, anzi, guardate come la vede LK, dice Salvini come Putin, se non può avere il Viminale lo invade. Battuti a parte, pare che Salvini non accetti alcun veto e se mai ce ne fosse uno, secondo le voci molto ben informate, lo vuol sentire direttamente dal Presidente della Repubblica. Altro che il governo tecnico, chiede quattro ministri politici, vuole affidarli ai suoi parlamentari più vicini, l'interno naturalmente per se stesso, e poi l'agricoltura, le infrastrutture e gli affari regionali. E poi il leader della Lega avrebbe nel mirino anche Palazzo Madama, per il suo fedelissimo Roberto Calderoli, e come sapete il principe dei regolamenti, insomma avrà pur preso l'8%, ma beh, 95 parlamentari e nessun vero competitor dentro al suo partito. Come avrebbe detto una volta Massimo D'Alema, capotavola della Lega è ancora dove si siede lui. Potrebbe anche non occupare la casella del Viminale, ma senza il suo ok appare chiaro che non esiste nessun governo Meloni. Ne parliamo stamattina con Fabrizio Roncone, a cui chiedo di entrare.